Oh, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Serena. Oggi video molto speciale perché facciamo una delle 100 cose da fare prima di morire. Via! Ok, lo so che non siete tanto abituati a vedermi in questi panni, ma outfit cambiato con body, gonna, scarpe, però rigorosamente da ginnastica, per cui sapete che comunque io devo mantenere il mio tocco. Ormai dal titolo saprete dove stiamo andando, ma nel mentre ci mettiamo in macchina e ci aspettano 4 ore e mezza di viaggio, quindi direi di muovere il culo. Sono mesi che cerco di organizzare questo video, da prima della quarantena che dovevo fare questa cosa, avevo già prenotato, poi ho prenotato, poi ho prenotato, poi è andata una sfiga, quindi c'è sostanzialmente. Che cosa ho fatto? Sono andata a mangiare in uno dei migliori ristoranti del mondo, esattamente come c'è scritto qua sulla maglietta. Oggi metteremo la X. E per questo video sono andata proprio fino a Senigallia, dove c'è quello che viene considerato il secondo ristorante migliore d'Italia, ovvero Uliassi, ristorante da 3 stelle Michelin. E vi do un consiglio per questo video: arrivate fino in fondo, perché il titolo non è clickbait. Io mi sono veramente sentita male all'interno di un ristorante stellato. Allora, sono passate 3 ore e mezza, manca solo 1 ora e mezza più o meno all'arrivo. La sfiga comunque mi perseguita, perché si è rotta l'aria condizionata della mia macchina, nel senso che praticamente fa un caldo allucinante, non capisco perché non vada l'aria condizionata, ma soprattutto queste sono le condizioni in cui sto guidando. Ho una ciabatta e una scarpa normale, perché questa scarpa, per quanto sia estremamente comoda, però con il fatto che ho ancora la ferita del chiodo sotto il piede, mi stringe il piede, quindi mi faceva malissimo, quindi sto guidando con una ciabatta. Volevo farvi notare, allora, praticamente questo è un body, no? Poi io in mezzo a un parcheggio. Sto per andare in un ristorante a 3 stelle Michelin. Vabbè. Buongiorno, com'è? E dai! Siamo finalmente a Senigallia. Io comunque sempre le cose con 80 gradi all'ombra le devo fare. Siamo davanti al ristorante, che è questo, Uliassi. Entriamo e iniziamo a mangiare. E sono riuscita a fare un'altra delle 100 cose da fare prima di morire, proprio grazie a Buddybank, che ha deciso di sostenere questa mia follia sponsorizzando questo video. Senza di loro letteralmente non avrei mai potuto fare questa esperienza. Ma cos'è Buddybank? Buddybank è il nuovo modello di servizio di Unicredit S.p.A. disegnato esclusivamente per smartphone. Il conto corrente è a canone zero, con prelievi gratuiti su rete Unicredit, è una carta di debito Mastercard internazionale, tra l'altro associabile con Apple Pay e Google Pay, cosa che io ad esempio utilizzo veramente tantissimo. Tra l'altro l'assistenza bancaria è disponibile 24 ore su 24 proprio per esigenze bancarie per tutti i clienti Buddybank. E non solo, perché Buddybank, per i titolari del modulo Love, offrono un servizio di concierge lifestyle, disponibile ovviamente 24 ore su 24. Cosa significa? Che ci sono delle vere e proprie persone, quindi non delle macchine, che ti aiutano a risolvere ogni tipo di esigenza. Cioè è proprio come avere una sorta di assistente personale, e tu puoi richiedere veramente qualsiasi tipo di aiuto. Ad esempio a me hanno aiutato proprio per la prenotazione del ristorante stellato. Vi lascio qua sotto tutti i link per scaricare l'app sul vostro smartphone, e se volete vedermi pagare fior fior di quattrini proprio con la carta Buddybank, arrivate fino alla fine del video e vedete quanto abbiamo speso. Quindi siamo arrivati davanti a Uliassi, e come prima cosa, senza ancora portarci menù, ci hanno portato un aperitivo sfizioso, ovviamente gourmet, con delle robine. Ora vedete. Ci hanno dato dei grissini come aperitivo. Quando ci siamo sedute ci hanno proprio accompagnato la sedia. Cioè, hanno detto tutto molto. Io sto sudando la sedia. Ho la gonna. Lasciare la chiazza quando mi alzo. Questa acqua che mi costa come un McDonald's. Appena bevuto un Mac menù grande. Foie gras e praline di nocciola. Crostino di noci, burro salato, alice e tartufo. Bicchierini, chi royale. Grazie mille. Buono. Iniziamo da destra. Raccogli tutto la posta. Raccolgo tutto che... Prego, questa è la seconda parte vegetale composta dal porro, mousse, porro, pinoli e tamarindo. Lo hacker con foie gras dentro. Vediamo. Minchia. Questo è buono. Beh, buono. E non c'è. Non ci voglio. Benissimo. Tigella con polpo e bottarga. Buona la tigella. Beh, mi sembra un po' inutile dire che è buono. Si scioglie in bocca, buonissimo. Madonna che buono. Questo è spettacolare.
per ora ci hanno portato una sorta di aperitivo molto buono. Non penso che ci sarà qualcosa che dirò fa schifo, anzi. Ci hanno appena portato il menù. Allora, io penso che andrò di Uliassi estate. Praticamente con 10 portate, compreso pre-dessert, dessert e bevande escluse, alla modica cifra 200 euro. Io a Milano con 200 euro ci mangio 2 mesi. Va bene, deciso. Se bisogna fare le cose, le facciamo per bene. Siamo arrivate fin qua. Facciamolo. Questo è il menù invece dei vini. Dai, il menù, la carta, i vini. Un'altra volta, dai. I vini bianchi. Accide tu, nonno. Quanti? Ma vi ricordo che le maglie delle 100 cose da fare prima di morire con la lista dietro sono qua sotto in descrizione. Con il codice STAISERENA15 avete il 15% di sconto. E le maglie sono interattive proprio perché dietro potete mettere una X ogni volta che avete fatto una delle 100 cose, proprio come faremo alla fine di questo video. Per ora abbiamo ordinato, quindi abbiamo chiesto Uliassi estate. È il menù quello figo tutto. Però l'esperienza top. Buono, leggermente frizzante. Sarebbe non è frizzante per niente. Iniziamo a tentarvi con il nostro pan, che è al centro dei crackeri singolari bagnati da una pizza al formaggio con formaggio pecorino. Pane bianco alle alghe e sul lato opposto integrale semi. Da accompagnare al pane un burro con limone e cumino. Questo coltello per il burro? Sì, hai visto? Sono già nel mood. Ho appena fatto una figura di merdissima. Il tizio che mi ha versato il vino, non avevo capito che stava lì ad aspettare, ma avevo capito che stesse ad aspettare che io lo assaggiassi. E io ho fatto grazie senza assaggiare. Si vede che sono usuale, no? Vabbè, pane alle alghe e burro con limone e qualcos'altro. Vino. Grazie mille. Chiara degustazione con il gambero rosso agrumato. Speriamo di passarlo bene nelle salse. Cheers. Cheers. Questo è una troia. No, sì, non hai capito. È un lavoro duro, qualcuno dovrà pur farlo. Voto 10. Abbiamo un olio alla lattuga e bergamotto. Già il profumo è assurdo. Che ci scioglie in bocca. Però a me non fa impazzire il pepe, non troppo. Qua ci sta. Questo è un pochino troppo. Questo piatto non mi fa impazzire. Per questo voto 5. Buono, mangiabile, ma. Adesso abbiamo i di calamaretti, la griglia e i shot ghiacciati di citronette. 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 Che strano. Ci sono i pallini gialli che sono letteralmente ghiacciati. Il resto caldo. Buonissimo. Che strano. Particolarissimo. Veramente buono. Per ora i gamberi sono ancora al primo posto per me. Anche questo molto buono. Tanto il fatto che siamo così zitte mentre mangiamo vuol dire tantissimo. Cioè significa che è veramente buono. Voto 9 su 10. Per ora i gamberi numero 1. Ora abbiamo della deliziosa ricciola alla puttanesca. Se la qualità della, della telecamera cambia perché l'altra mi si è scaricata. Io previdente. Ok, probabilmente dal video non si vede, ma da qua in poi la mia faccia è letteralmente sbiancata. Io non so che cosa sia successo da questo momento in poi. Probabilmente è stato un attacco di allergia, probabilmente ho avuto un calo di pressione, dato che soffro di pressione bassa, o intolleranza a qualcosa, io non ne ho assolutamente idea, infatti farò degli accertamenti. Ma da un certo punto in poi non sono più riuscita a ingurgitare assolutamente niente. Ogni cosa che mi presentavano davanti, per quanto io sapessi che fosse tipo la cosa più buona del mondo, solo a guardarla, solo a sentire l'odore mi veniva una nausea allucinante. Avevo talmente tanta nausea che non riuscivo neanche a guardare quello che avevo nel piatto. E tra l'altro ci hanno portato dei piatti incredibili e quindi diciamo che mi mangio anche un po' le mani. Il problema infatti è che la sfiga mi perseguita, perché io ho fatto troppi chilometri per arrivare a Senigallia solo per girare quel video e io a metà mi sento male. È una roba assurda. Quello che sostanzialmente non sono riuscita ad assaggiare, ma che ho ripreso perché è veramente una roba pazzesca, sono stati l'ossobuco alla marinara, spaghetti affumicati, vongole e datterini arrostiti, colombaccio alla marchigiana e poi il pre-dessert e il dessert. Sono comunque contenta, tra virgolette, perché metà dei piatti sono riuscita a mangiarli tutti. Da una certa in poi probabilmente i piatti più buoni, tipo l'ossobuco, non sono proprio riuscita a... non ce la facevo in nessun modo. E tra l'altro è arrivato anche Uliassi in persona a chiedermi come stavo, proprio perché sapeva che non ero stata bene. Quindi continuate con il video. Ok, siamo praticamente alla fine del pranzo, io ovviamente
ultimamente ho avuto tipo un attacco di intolleranza e quindi gli ultimi due piatti purtroppo non li ho mangiati perché non sono stata tanto bene, ma sono stati talmente tanto gentili da portarmi una tisana. Quindi sono venuta qua da Senigallia a mangiare un menù della Madonna con uno chef incredibile per prendere una tisana. Solo io posso fare. Il titolo sarà: vado in un ristorante stellato solo per bere una tisana. Comunque il signor Uliassi numero uno, mi sono innamorata profondamente. Com'è il dolce? È buono. Vabbè, amici, sono con il signor Uliassi in persona. Il signor, come posso chiamarla? Lo chef. Sire Uliassi. Anzi, grazie mille per questa esperienza perché è stata spettacolare. Ve lo consiglio assolutamente. Molto piacere salutare tutti. Sono contento che lei è venuta qua. Addio. Grazie mille. Ok amici, l'esperienza è quasi finita e sono le 4. Comunque abbiamo messo 3 ore perché siamo arrivate all'1. Molto molto con calma, però è giusto così perché tu paghi anche l'esperienza. Seguire col cubo scuro, ganascia al cioccolato con le ciliegie. Poi a vostro piacere trovate il cioccolatino dalla forma irregolare da sciogliere in bocca senza masticare. Macaron al pistacchio. Il mattoncino rosso, la pasta di frutta fragola col maraschino. Da lasciare per ultimo il cilindro. Mele in osmosi, verso Romagna Emilia. Allora, proviamo anche la piccola pasticceria. Oddio! Raga, friccia! Avete presente quelli che mangiavamo da bambini? Frizzano con le caramelle, buonissimo! È arrivato il momento fatidico del conto. Secondo te quanto abbiamo speso? In 2, 4,50. È arrivato il conto, siamo pronti? Quindi abbiamo detto 6, no, 6 cose, niente, 6 no, 6, 4,50. No, bro, aspetta. Oh no, vuoi dire prima tu? Ho fatto pagare la metà. Davvero? Prezzo complessivo 339 euro. Sono stati carinissimi perché appunto io non ho mangiato alcuni piatti e quindi mi hanno fatto esattamente la metà del menù, che è esattamente praticamente che piatto che non ho mangiato. Sono stati tenerissimi, infatti adesso penso che andrò a baciare lo chef già che mi sono innamorata. È arrivato il momento di pagare. Grazie mille. Grazie, questo me lo appendo in camera, è il prezzo più alto che abbia mai pagato ovviamente per un pranzo. Ne valsa la pena, comunque ne valsa assolutamente la pena, sono stati tenerissimi. Mi hanno fatto uno sconto allucinante, quindi top. Ciao tisanina, grazie per le emozioni. E quindi sì, comunque con una sfiga allucinante, ma siamo riusciti a fare una delle 100 cose da fare prima di morire. E quindi con un cartoncino in mezzo è arrivato il momento di segnare l'avventura che abbiamo appena compiuto. Numero 92, mangiare in uno dei migliori ristoranti del mondo. Fatto. Vi ricordo che le maglie le trovate qua sotto nei link in descrizione. Con il codice STAISERENA15 avete il 15% di sconto, quindi mi raccomando, andate a vedere la vostra lista, prendete quello che più vi appartiene. Iniziamo insieme il percorso delle 100 cose. Vi ringrazio ancora BuddyBank per avermi sostenuto in questa impresa. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi perché usciranno tantissimi video delle 100 cose, praticamente per tutto settembre, ottobre usciranno ogni venerdì dei video del genere. E noi ci vediamo con un prossimo video presto. Mettete like, fate quelle robe lì, ok, ciao.